a tutti e bentornati sul canale. Oggi facciamo insieme una torta velocissima, è una torta alle ciliegie senza utilizzare il forno. Si prepara davvero in soli 3 minuti e sono sicura che vi farà impazzire. Ecco come si prepara. Prima di tutto mettete all'interno di un pentolino antiaderente possibilmente 5 tuorli. Andremo a creare una sorta di crema pasticcera un po' più solida. Metteteci anche lo zucchero, la vanillina, iniziate a mescolare così eviterete che si creino dei grumi, quei grumi fastidiosi che di solito si fanno nella crema pasticcera. Poi ci mettiamo anche la farina, 40 g di farina setacciata, insieme anche a 10 g di amido di mais. L'amido di mais renderà la nostra crema molto più liscia. Mescolate e a questo punto, quando si sarà sciolta tutta la farina, potete iniziare ad aggiungere lentamente il latte, piano piano, a poco, fin quando appunto diventerà tutto liquido senza grumi. Io ci metto anche un po' di buccia di limone grattugiata. A questo punto trasferite la pentola sul fuoco e iniziate a cuocere la crema lentamente, quindi a fiamma bassa, girando, mescolando in continuazione. Vi accorgerete che la crema sarà quasi pronta quando quella patina bianca inizierà a diventare appunto gialla e sentirete proprio la crema addensarsi. A questo punto, quando è bella densa, potete spegnere il fuoco. Prendete un contenitore, una tortiera possibilmente con i bordi bassi, quindi non troppo alta, e ci mettete un bel po' di pellicola trasparente. Tagliatene tanta perché ci servirà poi per coprire la torta. A questo punto scegliete la frutta che preferite, io ho scelto le ciliegie e le vado a posizionare in questo modo sul fondo della nostra tortiera dove c'è appunto la pellicola. Potete scegliere la frutta che più preferite, fragole, ciliegie, banane, quello che volete. Davvero questa torta può essere personalizzata in tantissimi modi. A questo punto vado a mettere la crema prima negli spazi così che non si spostano le ciliegie e poi le vado appunto a coprire totalmente. Se mettete le ciliegie su tutto il fondo ovviamente questo non sarà necessario perché tanto non si spostano. Livello la crema per bene e a questo punto, tocco finale, dovete scegliere dei biscotti, i biscotti che più preferite. Potete scegliere per esempio anche i pan di stelle e fare una base al cacao, davvero vi potete sbizzarrire. Questo dolce è molto molto versatile, qui dovreste essere bravi appunto a fare un bel Tetris, quindi cercate di occupare il più possibile gli spazi con i biscotti. A questo punto chiudete con la pellicola e mettete in freezer per almeno 30 minuti. Comunque toccate la torta e vedete se è bella fredda. Se è bella fredda e ghiacciata, allora a questo punto la potete tirare fuori. Togliete la pellicola, ci appoggiate sopra un piatto da torta e girate la torta. A questo punto potete togliere anche la pellicola e la vostra torta alle ciliegie è pronta per essere mangiata. Come avete potuto vedere è davvero semplicissimo e veloce, quindi anche un dolce dell'ultimo momento. E vi dico ragazze, è delizioso, davvero buonissimo. Io l'ho decorata anche con un po' di mandorle, danno quel tocco croccante in più. Ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, fatemi sapere se conoscevate già questo metodo per fare questa torta. Aspetto i vostri commenti, io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!